Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Infatti è sabato mattina e sto tornando dal capannone di un cliente un po' defilato dalla zona urbana, perché non funzionavano né la connessione ad internet né la telefonia, e sì, gli hanno rubato il cavo telefonico di rame, proprio perché, essendo una zona un pochino defilata, hanno potuto lavorare questa notte con molta calma. Un po' mi stupisce pensare che nel 2016 ci siano ancora furti di rame fatti in questo modo, e un po' mi lascia l'amaro in bocca, ma certamente di questo parleremo un'altra volta. Volevo comunque raccontarvi, rendervi partecipi di questa giornata un po' particolare. Comunque, questo è Diario di Viaggio on the road. Cominciamo! Sigla! Innanzitutto voglio parlarvi di uno youtuber che ho scoperto relativamente tardi. Praticamente ho cominciato a seguire il suo canale mentre cominciavo a lavorare alla prima puntata di Diario di Viaggio on the road, a febbraio 2014. Ha cambiato il suo format nel tempo, e l'ultimo format che ha fatto, che sono 100 curiosità su un determinato argomento, sono una cosa veramente molto bella, ma soprattutto sin dall'inizio ha dimostrato di curare tantissimo i suoi contenuti, facendo ricerche, lavorandoci in maniera molto intelligente, ma molto simpatica. Lui è Hels, e non Hills, mi raccomando. Trovate il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. È giovane, è simpatico, in questo momento è prossimo a diventare un futuro papà, quindi gli faccio anche i miei auguri. Cominciamo col parlare un pochettino dei suoi video. Il suo ultimo format, come dicevo, sono 100 curiosità su un determinato argomento, e sono sempre curiosità dette molto velocemente, anche se sono video relativamente lunghi, sempre intorno ai 10, 12, 15, talvolta anche più minuti, ma ci sono appunto delle curiosità che vengono studiate bene, il montaggio è fatto in una maniera molto particolare, e devo dire che sono contenuti che mi piacciono moltissimo, quindi voglio segnalarvi uno di questi video che ho trovato veramente interessante, e sono 100 curiosità che forse non sapevate sui Simpson, video che vi lascio linkato naturalmente sul doobly-doo e, come sempre, sulla scheda. Anche i contenuti che ha fatto nel passato non sono certamente qualcosa da dire «sì, va bene, era una roba vecchia, era una roba orribile», al contrario, quello che faceva ha sempre dimostrato una gran cura, ha sempre dimostrato un certo studio, ha sempre dimostrato che ha una grande ironia, ma sa pensare bene a quello che vuole portare in video. E secondo me quello che dà l'esempio più interessante di questo discorso è la serie di video che ha fatto 30 definizioni di uno youtuber. Vi lascerò sul doobly-doo probabilmente l'intera playlist, lui non ha la playlist, quindi vi metto l'elenco dei video, ma vi segnalo innanzitutto il primo video della categoria, che mi è piaciuto veramente tanto, perché è un modo di presentare degli youtuber semplicemente con una parola, due parole, o con un gesto, con un'azione. Di mezzo in questo primo video c'è anche Wilbush, che era dato per disperso quando lui ha realizzato il video e che, d'accordo, adesso è ritornato su YouTube, ma il concetto comunque rimane. Quindi, secondo video che vi segnalo, 30 definizioni di uno youtuber, sul doobly-doo trovate tutta la serie, ma sulla scheda trovate il primo, dategli un'occhiata, è veramente molto simpatico. Ci sono le definizioni di grandi youtuber, grandi e piccoli youtuber italiani, e devo dire che l'ho trovato veramente, veramente simpatico, mi ha veramente fatto sorridere. E infine voglio segnalarvi il primo video che io ho visto sul canale di Hels, il video che mi ha fatto conoscere il suo canale, che è «Vita da youtuber». È un modo molto simpatico di affrontare quali sono le idee e le cose che si mette in mezzo una persona quando vuole aprire un canale YouTube, e che cosa succede poi nella realtà, nel momento in cui si scontra con la realtà di YouTube.
Vi ripeto, è un video molto datato, però secondo me merita tantissimo anche questo, quindi vita di uno youtuber. Ultimo video che vi segnalo sul doobly-doo è sulla scheda. Lui è Els. Andate, iscrivetevi al suo canale, dite che vi mando io, è veramente simpatico, e passiamo all'argomento del giorno. L'ho fatto mentre cambiavo marcia, perché l'argomento del giorno è legato alla guida, alle automobili, nello specifico al cambio delle automobili, al cambio meccanico o al cambio automatico. Io sto guidando un'auto con il cambio meccanico, una Stiger car, come direbbero gli americani. Americani che in qualche modo hanno certe grandi e piccole fissazioni, non lo so, sulle auto, soprattutto sulla cucina italiana. Certamente una cosa che ho notato, che abbiamo notato molti in moltissimi film, anche se ho notato che guardando determinati documentari non è proprio così, è che comunque c'è una grande diffusione del cambio automatico negli Stati Uniti. Grande diffusione non significa che tutti cani e porci hanno cambi automatici in auto, perché comunque ci sono tantissime auto col cambio meccanico. Ora non so se per esempio negli USA succede quello che succede in Italia. In Italia per prendere la patente devi dimostrare comunque di saper guidare un'auto col cambio meccanico, devi saper utilizzare la frizione, eccetera. Faccio questo piccolissimo ragionamento. Come dicevo, io sto guidando un'auto con il cambio meccanico, non per scelta. Quando ho rottamato la Mondeo e ho cambiato auto, ho preso questa, che è una Dacia Logan, ho considerato vari fattori, il consumo di carburante, la dimensione del veicolo, eccetera. E sinceramente ero estremamente puntato a prendere un'auto con il cambio automatico, quantomeno per un motivo, che è quello che mi muovo tantissimo in città, soprattutto tutti i pomeriggi io devo camminare in città per andare da un cliente all'altro, e guidare con il cambio meccanico in città è un massacro. Sei tutto il tempo con la mano sulla leva del cambio, muovere prima, seconda, terza, seconda, terza, seconda, terza, seconda, prima, seconda, terza, tutto il tempo. Quindi quando c'è gente che mi dice «sì, ma col cambio automatico perdi il piacere della guida», ma quando mai? È proprio il cambio automatico il piacere della guida. Ma il problema è che questo modello di auto non viene prodotta con il cambio automatico, quindi da una parte mi sono turato il nasino, ho detto «va bene, e prendiamo un'auto di nuovo con il cambio meccanico». Ma per esempio ho un collega che ha una Panda con il cambio automatico, ho potuto guidare quell'auto ed è, credetemi, di una comodità pazzesca, perché tu hai una macchina in cui metti avanti e ti dimentichi del cambio. Ci sono parti del mondo dove il cambio automatico è più diffuso, e parti del mondo dove è più diffuso il cambio meccanico. Siamo italiani, sembra che amiamo il nostro cambio meccanico, ma in realtà, appunto, quello che vorrei chiedere è che cosa ne pensate voi. Io, come dicevo, dovendo stare moltissimo in città, opterei sicuramente, e sicuramente quando avrò la possibilità di cambiare nuovamente auto, opterò sicuramente per un cambio automatico, perché comunque siamo nel 2016, ancora questo ragionamento «sì, la frizione, sì, il cambio, sì, ma anche no». Però molti hanno da dirmi «sì, però ci sono tutta una serie di cose che si vanno a perdere, ci sono tutta una serie di situazioni». Allora, cerchiamo innanzitutto di sfatare i miti. Non mi commentate «se non gli fai manutenzione si rompe, se non faccio manutenzione al motore si rompe», quindi evitiamo di dire questa beata fesseria. «Non puoi partire a spinta, ci vogliono i cavetti». Ormai da quando ci sono le centraline le macchine richiedono necessariamente i cavetti, io giro con i cavetti da camion in macchina, i cavetti doppi con il filo spesso un perché da mo' che ho smesso di... Poi come si fa a far spingere una station wagon, ragazzi? Cioè, ma scherziamo? Sta macchina pesa una tonnellata! Sul serio, credo che pesi 1200 e scassati chilogrammi, quindi ci bisogno 5 persone per spingere questa macchina, quindi lasciamo stare. Evitiamo i luoghi comuni e parliamo seriamente. Secondo voi è meglio avere un'auto con il cambio automatico o è meglio avere un'auto con il cambio meccanico? Vi trovate bene con il cambio meccanico? Non avete mai avuto esperienza col cambio automatico? Non sapete come funziona? In molte auto il freno è molto ampio, il che significa che uno rischia di allungare il piede sinistro e schiacciare il pedale del freno piantandosi sul parabrezza, ma a parte questo è tutta una questione di abitudine. Molte auto hanno l'assistenza per la partenza in salita, eccetera.
Ma volevo appunto sapere che cosa ne pensate voi. Voi guidate un'auto con il cambio automatico? Avete mai fatto? Avete avuto questa esperienza? Pensate che sia meglio? Pensate che sia peggio? Pensate che sia meglio quella via di mezzo? Ci sono dei meccanismi che hanno il cambio meccanico, ma non hanno comunque il pedale della frizione, perché hanno un sistema di frizione robotizzata. C'è qualche macchina che ha questo sistema, non l'ho mai provata, ma non lo so, è anche una via di mezzo, ma ripeto, fatemi un po' sapere quello che ne pensate sui commenti, oppure come sempre su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene, ragazzi, ho concluso, sto rientrando verso casa, per cui innanzitutto, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo che da oggi, se volete che tratti un argomento particolare sul vlog, potete farmelo sapere anche questo sui commenti. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, se vi ha incuriosito, di fare pollice in alto, di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, che è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto. Vi ricordo, tra l'altro, di iscrivervi al mio canale Telegram, trovate il link sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda, in questo modo riceverete sempre una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!